Vai. Con l'infortunio di Marchi, Luca, potresti essere chiamato a fare gli straordinari. Chiedo a che punto è la tua condizione fisica e quanti minuti pensi di avere nelle gambe dopo l'infortunio che ti ha fatto soffrire tantissimo. Ma vengo da parecchio tempo fermo, diciamo che poi in gruppo questa dovrebbe essere la quarta settimana che mi alleno, quindi la condizione non è ottimale, però poi dopo deciderà il mister quanto e come magari inserirmi e il minutaggio che crede che io possa avere. Io ho dato disponibilità, ho cercato anche un pochino in anticipo rispetto a quelli che erano i tempi iniziali, perché inizialmente sembrava difficile anche essere a disposizione per la prima di campionato, invece poi grazie anche allo staff abbiamo lavorato, penso, abbastanza bene e anche parecchio tutta l'estate, quindi l'obiettivo era quello di essere a disposizione per l'inizio del campionato, più o meno ci siamo, quindi poi adesso vediamo, poi la condizione piano piano arriverà. La gamba come la senti? Ma a livello muscolare credo aver recuperato bene, poi qualche fastidietto credo che sia d'obbligo, comunque è stato un infortunio abbastanza pesante, invasivo, comunque con l'intervento, la placca, quindi un minimo di fastidi, bisognerà un po' conviverci, ma quello sono abituato. Quindi. Quello sicuro. Luca, però dopo, penso, immagino, dopo i crociati, non so se magari questa convalescenza è stata magari un po' più facile rispetto al passato, anche perché magari mentalmente eri già attemprato. Ma a livello fisico diciamo simile, cioè, nel senso pensavo anche un pochino meglio, invece comunque è stata abbastanza lunga e dolorosa, perché magari il crociato i tempi forse sono qualcosina in più, però magari inizi a camminare dopo 15-20 giorni, invece io praticamente ho fatto quasi 2 mesi di scampelle, quindi anche mentalmente è stato logorante, poi sono sincero, la prima parte appunto magari ero anche, non dico abituato, però a livello mentale è stato pesante la parte iniziale, perché magari avevo trovato anche una condizione che non avevo mai avuto a fermo a livello fisico, a livello anche mentale, quindi è stato pesante, però poi dopo piano piano quando si inizia magari ad assaporare certe situazioni, si ricomincia a correre, poi piano piano meglio, però la parte iniziale è stata tosta, sincero. Visto che il periodo è stato quasi lo stesso, Demirovic e De Pasqualis in quel momento ti sono stati d'aiuto? Cioè le situazioni analoghe. Più io a loro che loro a me, diciamo, essendoci passato un pochino e magari l'avevano anche mentalmente per loro, poi faccio un grande in bocca al lupo a Deva che purtroppo ci ha avuto quest'altra distorsione, sperando che si risolva il prima possibile, quindi però sicuramente poi inizialmente mi hanno chiesto com'era, perché non è facile, soprattutto la prima volta, soprattutto da giovani, è una bella mazzata, poi 2 giocatori comunque per me forti e di grandissima prospettiva, quindi è stato un peccato perderli durante la stagione scorsa. Tornando alla domanda di Nucci, perché diciamo, partiva chiaramente col fatto che Marchi ormai sappiamo che resterà ai box, probabilmente neanche per poco tempo, però forse è eccessivo dire che sei già pronto per partire titolare. Ripeto, questa è una domanda che non dovete fare a me, sicuramente lo staff valuterà come e quanto poi sia in grado di poter fare. Io do la mia massima disponibilità, cioè la mia massima disponibilità. Poi l'infortunio di Marchi purtroppo è
è stato pesante perché anche moralmente per la squadra, perché comunque è un giocatore importante ed esperienza che per noi è fondamentale, quindi speriamo anche qui che i tempi non siano troppo lunghi, però davanti abbiamo anche giocatori giovani ma bravi, quindi poi parlo di Nevi ma lo stesso Rovaglia, quindi le alternative ci sono. Ok. Senti Luca, secondo te queste prime tre giornate, diciamo, hanno messo in mostra qualche luce ma molte ombre, cioè che cos'è che ancora non sta funzionando in questa Fermana? Cioè, da un lato pare un po' in confusione in campo, dall'altro Urbinati ha fatto capire che bisogna ritrovare anche un po' la sua anima di lottatori. Ma magari a caldo, trae certe conclusioni, poi a mente lucida, quando poi si va a analizzare partita per partita, secondo me sono state partite diverse. Sicuramente quello spirito, magari, ma più che spirito, quella voglia, quella malizia per cercare di portare il risultato a tutti i costi a casa, magari può essere da mancare, però quando comunque si cambia parecchio può capitare di perdere qualcosa per strada, però se uno va a analizzare la partita, la prima partita con la Viterbese 3-0, e se non prendi quello un minuto alla fine magari stai parlando di 3 punti. La stessa cosa vale per Gubbio, dove io ho sbagliato un gol clamoroso, che probabilmente 9 volte su 10 fai gol e magari riporti a casa un punto, e oggi stai parlando magari di 4 punti in classifica. Quindi purtroppo gli episodi spesso incidono volentieri, poi è vero anche che gli episodi bisogna portarsi dalla propria parte, però dopo la partita di domenica è stata una partita non facile, perché abbiamo incontrato una squadra non neopromossa ma che aveva entusiasmo, che veniva una vittoria importante con la Virtus Entella, che è venuta a fermo a giocarsi a viso aperto, anche a livello magari fisico avevano caratteristiche diverse da noi e più brillanti, magari anche credo sia una squadra noi anche fisica pesante, e ci vuole anche un pochino in più per entrare in condizione. Abbiamo trovato una squadra non facile da affrontare e purtroppo è arrivata questa sconfitta che magari non ci aspettavamo, però ripeto, stiamo parlando delle 3 giornate. Luca, siete a metà settimana in vista di un'altra partita estremamente importante, come la state preparando con un Modena che tutto sommato non sembra essere, almeno sulla carta, quella squadra schiacciasassi che tutti dipingono? Ma in teoria sulla carta è la squadra che schiacciasassi, perché poi andiamo a analizzare giocatore per giocatore, è una squadra costruita, non dico quasi per stravincere il campionato, perché c'è un giocatore importante in tutti i reparti, ha fatto un grande mercato, probabilmente sulla carta personalmente è quella che ha qualcosina in più rispetto alle altre. Poi anche loro hanno avuto magari una partenza un po' che non si aspettavano, però credo anche dovuto al fatto che a livello magari caratteristiche fisiche, una squadra esperta, una squadra comunque strutturata che magari ha bisogno di un pochino più di tempo per entrare in condizione, credo. Poi dopo è una squadra di grandissima qualità, è una partita difficile, come però penso che in questi anni abbiamo visto di partite facili, io non ne ricordo neanche una, quindi cercheremo di affrontarla con la massima attenzione, sicuramente dovremo concedere il minimo indispensabile, perché poi hanno giocatori importanti che magari con mezza occasione fanno gol. Luca, a proposito di Modena, è stato almeno l'anno scorso lo spartiacque, no, della stagione, perché
dopo Modena c'è stato il cambio di Antonioli, l'arrivo di Cornacchini, e poi nel girone di ritorno c'è stata una grande vittoria, no? Al Recchioni, con il gol di Neglia al 93esimo, no? Insomma, sono stati tre punti, penso, quelli più decisivi per la salvezza, no? Al di là poi del punto a Pesaro. Credi che in un senso o nell'altro Modena sia, possa essere spartiacque anche quest'anno? Questo, diciamo, l'esonero del mister Monte veniva da dopo, se non sbaglio, la 13esima giornata. 13. E quindi sì, già era passato più di metà girone d'andata, quindi adesso siamo a tre partite, quindi credo che sia presto per parlare di partita spartiacque. Sicuramente una prestazione importante, e poi naturalmente abbinata al risultato, sicuramente sarebbe una grande iniezione di fiducia per tutto, per la squadra, probabilmente anche per l'ambiente, quindi per noi è una partita fondamentale. Come vive le sconfitte, mister Domizzi? Cioè, visto che è nuovo anche per noi, insomma, riparte, resetta, ci riflette con voi. Come state passando il tempo post gara? No, sicuramente con grande lucidità, quindi si cerca poi, una cosa che va fatta a prescindere da quello che può essere considerazioni a caldo da parte di magari anche degli stessi giocatori, dell'ambiente. Poi magari bisogna cercare di analizzarla in mente lucida e niente, cercando di viverla, non userei serenamente, però nel senso, cioè con la giusta, magari senza battersi troppo, cercando poi di capire dove cosa si è sbagliato, cosa migliorare, e però pensare alla partita successiva, perché poi dopo magari rimuginare troppo su quello che non è stato può essere anche deleterio, cosa che magari faccio spesso io dopo Gubbio, ad esempio, però sicuramente. Nello specifico, a voi attaccanti cosa chiede di diverso Domizzi rispetto a quello che chiedeva Cornacchini? Ma diciamo che alla fine con mister cerchiamo magari di, cioè Cornacchini la impostava magari su un discorso molto agonistico, la seconda palla, e poi dopo magari andare a fare la partita lì. Il mister è una persona che la prepara bene, che cerca di trovare le soluzioni magari anche dal basso, quindi poi dopo sta a noi attaccanti cercare di mettere in pratica il più possibile quello che ci viene chiesto. Luca, ti chiedo un'altra cosa, sono rientrati al campo i tifosi, cosa, no? Molto 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 importante, credo, per voi. Vi aspettavate una partecipazione più ampia? Perché tutto sommato anche domenica scorsa sono stati i soliti 500, che sono comunque un buon numero, no? Però da parte vostra vi aspettavate ancora qualcosa di più sostanzioso, così per potervi dare quell'ulteriore carica di cui probabilmente avete bisogno? Intanto la cosa importante è riaverli trovati al campo, perché comunque è stato un anno particolare dove è mancata principalmente, poi, cioè, oltre che in casa, comunque nel calcio, cioè il calcio senza tifosi è stato un anno di transizione per tutto quello che c'è stato, però poi alla lunga non è più calcio, quindi già riaverli avuti allo stadio è un traguardo importante. Poi per quanto riguarda i soliti magari 500-600 quest'anno, perché gli anni passati credo che abbia avuto anche numeri diversi da fermare, poi è normale con le varie restrizioni e i vari vincoli può capitare di perdere qualche centinaio di tifosi, però comunque sia la spinta si è sentita, e è stato un peccato magari non poter festeggiare con loro magari la prima di campionato una vittoria e un risultato positivo domenica, però ripeto, mancano ancora tante partite, quindi
dobbiamo lavorare e cercare di recuperare quello che ho perso. Senti, per te che sei di Fermo, fa effetto vedere la curva Duomo chiusa, anche per scelta logica, ovviamente? Vabbè, sicuramente la curva è, diciamo, è la parte più bella dello stadio, quindi in generale, quindi sicuramente avere il supporto da dietro è bello. Poi una curva come quella della Fermana inciteranno poche, quindi sicuramente magari un pochino manca, però la scelta non è stata una scelta ponderata da parte della società. Speriamo di andare aperto il prima possibile, la situazione migliori, ci sia la possibilità di portare più gente possibile allo stadio. Luca, a proposito di tifosi, al triplice fischio si sono, diciamo, esposti, no? Perché hanno comunque diciamo, detto determinate cose, no? Vogliamo gente che lotta. Io nelle pagelle ho scritto che, insomma, a Recchioni, secondo me, è spiccata un po' la tua fermanità, no? Quell'attaccamento alla maglia. Chiaramente tu sei fermano, è fisiologico, e magari ce l'hai di tuo, no? È la squadra per cui fai tipo. Quella che in generale, no, il collettivo è sembrato non avere. Ti chiedo se la sensazione è stata questa, se è una situazione magari chiaramente passeggera, e poi ti vorrei chiedere quanto crescono per te le responsabilità dello spogliatoio, no? da fermare, da tifoso, come ti senti in questa veste? Chiaramente, perché abbiamo detto, no, che qualcosa sta cambiando, però sei uno del gruppo storico. I tifosi giustamente poi la vedono e la analizzano in maniera loro. Dopo noi dobbiamo essere lucidi e capire che credo che la prima partita la squadra abbia lottato fino all'ultimo minuto e abbia speso anche tanto. Magari domenica può essere stato percepito questa cosa, magari non questo non lottare, ma io magari poi avendo la vista parecchio tempo poi, magari il fatto comunque sia di affrontare una squadra brillante, una squadra giovane che aveva ritmi alti e magari anche a livello di possesso hanno tenuto più palla loro, quindi poi non è facile, soprattutto giocare alle 2:30 comunque caldo, correre dietro agli altri magari non sembra, ma è dispendioso, quindi poi credo sia stato più un problema a livello di partita più che un discorso di una squadra che magari non lottava o anche fosse un problema a livello fisico, perché credo ci sia problemi a livello fisico, veniamo da, siamo qui con lo staff da tanti anni, il lavoro è sempre lo stesso, quindi anzi in quegli anni passati era quasi un'arma in più quello di correre e magari alzare i ritmi più degli altri, quindi credo che poi questa è una cosa che magari arriverà piano piano e sicuramente ci ha messo in difficoltà il fatto che appunto è una squadra giovane, frizzante, e un po' abbiamo subito questo. Però per quanto riguarda poi il discorso di responsabilità, sicuramente per me lo è sempre stato essendo di Fermo, poi quest'anno in particolare comunque è il quinto anno con la Fermana. Cerco, magari come ho sempre cercato, di trasmetterlo il più possibile ai nuovi, ma comunque c'è uno zoccolo duro, anche se un pochino assottigliato rispetto agli altri anni, che però è qui da tanto tempo, come Urbi, Scosta, Comotto, no, scusa, Comotto, quello di Sperotto, di Nesta, quindi c'è chi oltre a me cerca di far capire qual è lo spirito, ma io credo che i nuovi si siano messi subito a disposizione alla grande e con l'atteggiamento giusto, quindi dispiace forse anche qualcosina in più noi dobbiamo ancora dare, quindi cerchiamo di
di dare quella cosa in più che poi magari ci permetterà di fare risultato il prima possibile. Senti, un parallelismo rispetto all'anno scorso, un punto in tre partite all'inizio, se vedi delle analogie. Non ho capito la domanda, scusami. No, è un parallelismo, un punto in tre partite quest'anno, no, come l'anno scorso. Se ci sono delle analogie, se valuti, ecco, come valuti questi percorsi simili. Relativamente, l'anno scorso veramente abbiamo fatto un punto in cinque partite. Certo. Sicuramente avevamo incontrato anche squadre importanti, poi alla fine 3 su 5 praticamente sono state le prime tre. Quindi. Sì. Padova, Perugia e Sturzo, poi con la Sampo che non aveva problemi. Il Mantova è stata una partita credo simile anche a quella con il Montevarchi, perché è una partita magari 0-0, e poi tutto sommato se vai a analizzare gli episodi domenica non è che hai concesso così tanto, però lo stesso col Mantova che poi c'è stato il rigore a 29 minuti alla fine, un quarto adesso non ricordo, quindi sì. Quest'anno è stato un calendario diverso, magari speravamo di raccogliere qualcosina in più, però credo che sia anche un campionato totalmente diverso, che inizialmente dividendo i gironi magari in maniera orizzontale sulla carta potesse essere un pochino più facile, ma poi se si va a analizzare le squadre è assolutamente competitivo come l'anno scorso, anzi forse a livello magari di squadre anche che lottano come noi per la salvezza, tutte ben attrezzate, quindi sarà un campionato duro dove ci sarà da conquistare punti partita ogni dopo partita, però credo che ci sia tutto il tempo per poter cambiare e invertire la marcia. Per me l'ultimissima, se possibile. Cioè, lo scorso anno ci eravamo lasciati, no, a maggio con una tua conferenza stampa in cui esternavi, no, diciamo, ecco, i sentimenti su magari, ecco, qualche tifoso, qualche addetto ai lavori che era stato secondo te incoerente nei giudizi, no, che la Fermana magari si era considerata non prontissima a dicembre, doveva essere incensata, no, maggiormente rispetto a come magari, ecco, qualcuno ha fatto, no, a maggio con la salvezza raggiunta. Al di là di questo ragionamento, io ti chiedo come consideri questa Fermana rispetto a quella dell'inizio della scorsa stagione, più scarsa o più completa? No, almeno l'anno scorso, tornando magari alla parte iniziale, era stato uno sfogo, perché poi credo che l'anno scorso era stato fatto qualcosa di davvero importante, perché come era la situazione a novembre pochi avrebbero messo la firma per una salvezza senza playout, e non mi era piaciuto, diciamo, questa cosa che sembrava che si potesse fare i playoff ma la squadra quasi rinunciataria, quando credo che abbia speso tantissimo e questo era stato il mio sfogo. Però per quanto riguarda poi il discorso sulla carta, credo che non sia né giusto né magari il mio dovere analizzare la squadra. Poi una cosa che posso dire, sicuramente non ci aspettavamo questi infortuni importanti di giocatori importanti, perché quello poi dopo è inutile nasconderlo, ma lo stesso Scrosta è un giocatore che per noi è fondamentale, l'ha sempre dimostrato, è assenza pesante. Lo stesso De Pascalis che quando ha giocato ha dimostrato di essere un ottimo giocatore della categoria, Marchi un giocatore importante, averlo perso dopo 5 minuti, anche la squadra magari ha trasmesso un po' di sfiducia, diciamo, però è lo stesso Boateng che comunque sia l'anno scorso quando ha giocato ha fatto un giro di ritorno credo eccezionale, quindi oggettivamente sono assenze pesanti, che però credo
si possano sopperire con la forza del gruppo, cercando di dare il 110%, quello che poi è, per la Fermana è obbligatorio dare per cercare di raggiungere i risultati. Credo che ci siano tutte le possibilità per raggiungere l'obiettivo come abbiamo fatto gli anni scorsi. Perfetto. Okay. Grazie, grazie Luca, in bocca al lupo, tosti. Grazie a voi. Ciao, grazie Luca.